Ciao a tutti ragazzi, bentornati qui in un nuovissimo video. Oggi primo unboxing. Voi furbi avete già letto il titolo, quindi sapete cosa andrò ad unboxare oggi. Senza parlare troppo, dirigiamoci subito perché mi è appena arrivato pacchetto speciale, molto speciale, che aspettavo con ansia, devo dire. Asso K è stato anche molto molto veloce, ovviamente coltello più che professionale per aprire questo pacco. Che io ovviamente sempre spacco tutto, mi interessa. Voglio l'interno, ecco qua. Perfetto. Cosa abbiamo? Vediamo un po'. Soliti pacchetti, ASOK, pagamento, però mi interessa, via. Pacchetto, dentro al pacchetto. E questo, via, anche questo. Presuppongo che il coltello lo possiamo togliere. Vediamo un attimo. Molto interessante. Le vedo, sono loro, sì. Regalino di ASOK, carta bianca e col jack di fiori, può essere utile, magari un giorno ci faremo qualcosa. Bigliettino di ASOK, il negozio, la magia è con noi, sarà sempre con noi fino alla morte. Nient'altro qui dentro. Eccole, ragazzi, Orbit terza edizione. Devo prenderle per forza, assolutamente. Non ho mai avuto un mazzo di Orbit, appena l'ho viste ho dovuto assolutissimamente prenderle. Ma apriamole immediatamente e cerchiamo. Oh, finalmente hanno messo il cosino qui largo, sperando che gli handicappati come me riescano ad aprirlo. Aperte male, ma le ho aperte. Aperte malissimo, non mi interessa. Fanculo, voglio vederle. Che poi ho messo il coltello lì sopra, ma evidentemente mi sarebbe servito di più. Qui adesso per aprire il bollino. Riprendo il coltello e andiamo ad aprire il mazzo. Perfetto. È partito anche il coso del coltello, non mi fotte un cazzo, voglio vedere le carte adesso. Finalmente, 2 ore dopo, ce l'ho fatta ad aprirle, bollino, abbiamo aperto tutto. E andiamo a dare un'occhiata alle carte. Ok, abbiamo Persistent Endure, the deeper you gaze into the cosmos, the harder it's look to look back. Evidentemente ispirata allo spazio. Come potete vedere qui c'è una navicella spaziale. Qui la luna. Ovviamente anche il retro. Ma andiamo a prendere Goduria. Ha un odore più buono del solito. Sono veramente belle, ragazzi. So che le state vedendo da uno schermo, però cioè veramente averle in mano è proprio. Ha un odore buonissimo veramente. E mi sa che sono in stack. 3, 4, 5, 6, 7. No, non sono in stack. Oddio. 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 Ok, allora. O è una gaffe o mi chiedo perché ci sono 2-8 di picche in questo mazzo. È normale la cosa? Cioè, 2-8 di picche. Non capisco se è un gimmick, qualcosa per fare un effetto. Ragazzi, non lo so, ditemi voi, perché ho trovato un 8 di picche qui, cioè al suo posto, dopo il 7, e un 8 di picche in cima al mazzo. Infatti ho visto l'8 e ho detto, ma sono in stack. No, invece no. Sì, sono in ordine normale, la double card. Ho 2-8 di picche, ragazzi, non so se è normale questa cosa. Comunque, guardate ben lì i jolly. Veramente belle queste carte.
passo di picche. Facce, diciamo, praticamente standard. No, non proprio. Sono leggermente diverse. Strane. Carine, però. Ventaglio, ottimo. Ok, perché non molto sega. Molto belle queste carte. Il viola, diciamo che ci sta. E non mi piace moltissimo la cosa degli aeronauti o insomma di loro. Questo back design, nel senso, sono ottime veramente. Se non avessero messo queste sarebbero state molto meglio, secondo me. Però sono Orbit e le aspettavo veramente da tanto. Quindi, very good. Ottime carte, ve le consiglio, anche perché sono Orbit e le Orbit sono Orbit. Quindi, molto contento di questo acquisto. Ditemi se sapete qualcosa riguardo a questo 8 di picche. Ora, molto probabilmente ho visto che Hyde aveva fatto la recensione delle Orbit V3. Ho fatto la recensione, unboxing, non so cos'era. E quindi andrò a vedere da lui, dicevo, se questa cosa dell'8 di picche è normale. Perché è lo stesso discorso del Contemplation Deck. Mi è arrivato senza un jolly, questo mi è arrivato con una carta in più. Cioè, oddio, sempre meglio una carta in più che una carta in meno. Comunque, è un'ottima aggiunta alla collezione. Orbit. E andiamo. Questo era ciò che volevo far vedere oggi, un piccolo unboxing, così mi è arrivato il pacco, ho detto ma perché no, apriamolo insieme a loro, tanto non c'è niente da perdere. E spero vi sia piaciuto, a me mi sono piaciute molto queste carte e noi come sempre ci vediamo in un prossimo video. Ciao!